Ciao! Ciao! Ciao ragazze! Oggi truccheremo la mia sorellina maggiore. No, è mia mamma. E quindi questo è un video per le pelli mature, diciamo tra i 40 e i... 42. Tra i 42, tra i, per le donne tra i 40 e i 50, dai, quindi non troppo mature. Abbiamo cominciato con... Io? Sì. Ma tu? Devi parlare tu, se è il tuo video. Va bene, abbiamo cominciato con questa crema giorno. Ok. Che è della Clinians, mm-hmm. Antirughe quotidiano, perché è importante non solo avere una buona idratazione, ma anche una crema antirughe. E cominciamo a stendere una crema per il contorno occhi. Mm-hmm. Con un pennellino, così intanto che si asciuga. Cioè, così si asciuga e poi andiamo a truccare questa parte. Ecco, poi intanto che si asciuga facciamo una cosa molto importante, ovvero prendiamo un piegaciglia, un phon, riscaldiamo il piegaciglia e pieghiamo le ciglia, perché con l'età le nostre ciglia tenderanno a cadere verso il basso. Ecco, e questo è l'effetto con le ciglia piegate. Per coprire le occhiaie, che non ci sono, utilizziamo questi due prodotti, uno più chiaro, che andremo ad utilizzare per primo. Quindi devo stenderlo sulla mia mano, vedete? Ed è un rosa pallido. E l'altro un pochino più scuro per andare a uniformare il colorito. Perché il problema quando si usa un correttore troppo chiaro è dopo di quello di avere il classico effetto chiarissimo intorno agli occhi e quindi di far vedere che si è corretto troppo. Generalmente preferisco applicare prima il fondotinta e poi il correttore. La mia mamma invece preferisce applicare prima il correttore. Comunque è indifferente, ognuno può scegliere la tecnica che preferisce. È vero, io metto sempre il correttore prima. Ecco. L'importante è non andare ad esagerare, quindi non mettere troppo correttore. Quindi, perché sennò dopo il prodotto andrà a finire nelle rughe evidenziandole. Andiamo a coprire eventuali rossori intorno al naso. A questo punto andiamo ad applicare un fondotinta, mia mamma utilizza questo, quindi è detta sua, è buono, è oil free e non comedogeno, quindi potrei utilizzarlo anch'io, il numero 03. Non metterne due quintali. Esatto, non andiamo a metterne troppo, sennò dopo si evidenziano troppo le imperfezioni. Cioè le rughe. Questo lo tengo, lo taglio. Tienilo. Questo è un fondotinta molto naturale, sulla confezione c'è scritto effetto nudo. Quindi si presuppone che non faccia un effetto troppo finto. Anche perché la cosa più brutta in un trucco da signora, come anche in un trucco da giovane, è vedere un mascherone sulla faccia. Quindi stiamo leggere. Viene all'attaccatura per non avere un contrasto con il collo. Una base per l'ombretto, così che non si formino le pieghette. Io utilizzo questa qua della Too Faced. E in questo modo il vostro ombretto durerà anche più a lungo. Trucchiamo un pochino le sopracciglia, ma non troppo, perché, no, tieni gli occhi normali, perché delle sopracciglia troppo definite rischiano di invecchiare lo sguardo. Così come invece delle sopracciglia un pochino più in su lo fanno sembrare più giovane.
Non troppo perché sennò dopo sembrate troppo finte, troppo costruite, quindi anche un po' più vecchie. Andiamo a fissarle con un pochino di mascara trasparente. Per quanto riguarda l'ombretto, ci manteniamo su dei toni neutri come questi due. Questa palettina è della NYX, spero che si legga, numero 800. Colori neutri perché delle tonalità troppo chiassose, troppo particolari, rischiano di fare l'effetto mascherone. Con un pennello da sfumatura come il 217 andiamo ad applicare il colore più chiaro sulla palpebra. Verso di me. Adesso dovresti tenere gli occhi aperti se ci riesci. Andiamo ad applicare il colore più scuro con un pennellino a matita solo nell'angolo. Tieni gli occhi aperti verso di me. Occhio lì. Solo nell'angolo per dare un po' di tridimensionalità allo sguardo. Sfumiamo. Anche perché la mia è bionda con la pelle chiara, quindi dei colori troppo scuri non starebbero bene. Facciamo la stessa cosa con l'altro occhio. Infine applichiamo un ombretto bianco per illuminare questa zona. Mi raccomando, non utilizzate colori perlati o comunque troppo iridescenti perché invecchiano. E andiamo a truccare con un pennellino angolato anche la parte sotto, leggermente. E sopra, così. Mantenendoci nella seconda metà dell'occhio. A questo punto andiamo ad aggiungere del mascara, utilizziamo questo qui, Hypnose di Lancôme. A questo punto andiamo ad aggiungere un po' di cipria, come questa qui, che è la 30 Naturelle, si dice in francese. Naturale. Di Chanel con un pennello da cipria, mi raccomando, non con questa spugnetta, anzi buttatela, perché la parte più importante nel trucco è sicuramente il viso, che è il viso da far sembrare più giovane e dal colorito uniforme, quindi più che degli occhi dobbiamo preoccuparci del viso. Andiamo ad applicare del fard, prima questo colore che è il 22 Sierra, sempre di Chanel, non voglio farvi vedere il riflesso, che è questo colore, con un MAC 187, per andare a riscaldare il viso. E quindi andiamo anche sulle tempie, per dare un colorito un po' più sano. Un po' anche sul mento, sul naso. A questo punto applichiamo un fardo un pochino più rosa, il numero non riesco a leggervelo, è questo colore qui di Chanel con un pennello angolato. Quindi andiamo ad applicarlo solamente sugli zigomi. Io faccio un po' di giri circolari così il viso sembrerà un po' più rotondo e meno scarno. Infine andiamo a truccare le labbra con questa matita della Clinique, che è più o meno di questo colore, quindi è un colore molto naturale. Applicate sempre un burro cacao per dare alle vostre labbra un aspetto più ruggido. Poi applico questo rossetto che
della Smashbox Sweet di questo colore. Un colore molto naturale. Infine, per rendere le labbra sempre un po' più turgide, utilizziamo questo colore che è il 576 di Dior. Questo è il look finale, spero che vi sia piaciuto. Ciao. Ciao!